Allora, continuiamo a parlare di freni. Abbiamo introdotto questa mattina i freni a pattino ad accostamento rigido e ad accostamento libero. Prima di andare avanti con altre tipologie di freni, vorrei fare delle osservazioni su dei problemi che possono verificarsi, in particolare problemi connessi alla parzializzazione del pattino e al fenomeno dell'impuntamento. Il discorso è abbastanza semplice perché praticamente questo discorso è strettamente legato al progetto del pattino, del freno a pattino in particolare. Ecco, se noi immaginiamo di realizzare un freno a pattino così fatto, che cosa succede? Ad accostamento rigido. Valgono naturalmente tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima, quindi questo è il punto O, questo è il punto B e possiamo andare qui ad individuare un punto A, giusto? Vale naturalmente il discorso generale di poter andare a depurare il moto rotatorio intorno al punto O di un'aliquota di moto che è la traslazione parallela a VR, in modo tale da isolare la parte di moto che consiste in una rotazione intorno ad A che risulta efficace ai fini della frenata, cioè che produce in effetti un moto di accostamento. Va bene? Ok, ma qual è il diagramma qualitativo delle pressioni a contatto in questo caso? È sempre lineare, ma c'è una differenza rispetto al caso visto in precedenza, quindi è sempre lineare passante per questo punto A, però come vedete si presenterebbe in questo modo, va bene? In questo modo, e quindi risulta qui triangolare, va bene? E qui lo stesso triangolare, cioè una forma, come si dice, a farfalla, no? Che cosa succede quindi? Se parliamo di diagramma di pressione, ma se volete possiamo parlare a meno di una costante, dall'ipotesi del Ray di moto di accostamento. Quindi se noi consideriamo un moto di accostamento con una omega di questo tipo, e qui ho, diciamo, delle freccette rivolte verso il basso che determinano effettivamente l'accostamento del pattino sul nastro, e invece da quest'altra parte che cosa succede? Che le freccette in maniera congruente con il verso della omega che determina il modo di accostamento sono rivolte verso l'alto, quindi vuol dire che ho una parte del pattino che anziché avvicinarsi al nastro si allontana. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il pattino è parzializzato, cioè c'è una parte che sarebbe questa parte qui che non serve letteralmente a nulla ai fini della frenata. Perché noi quando andiamo a spingere con una certa doppia frenante, con un modo di accostamento indicato dalle omega, il pattino sul nastro, in effetti su questa parte qui, questo si solleva, quindi non frena niente. Il pattino è parzializzato perché c'è una parte dove effettivamente nascono delle forze tangenziali di attrito in quanto accoppiate alle forze normali e l'altra parte, che sarebbe questa, in cui le forze di attrito non ci sono, perché non c'è componente normale, poiché questo anziché avvicinarsi si discosta. È abbastanza evidente inoltre che non è conveniente progettare un pattino che arrivi fino a questo punto qui. Perché? Perché qui ho un modo di accostamento abbastanza piccolo e siccome le pressioni sono direttamente proporzionali all'accostamento, chiaramente sono piccole e quindi giocano poco, per cui è conveniente stare abbastanza lontani dal punto A. Queste sono delle indicazioni qualitative che però vanno tenute in conto nella progettazione del freno a pattino. Quindi solitamente conviene stare abbastanza lontani e quindi ritornare a quello che poi negli effetti abbiamo considerato, ad un diagramma trapezoidale, ok? In modo tale, ripeto, da stare abbastanza lontani dal punto A e sicuramente non andare oltre, perché non servirebbe a nulla. Ok? Questo è un aspetto.
che è legata alla parzializzazione. Si può verificare con un errato progetto dimensionale, anche geometrico, del freno a pattino ad un altro fenomeno importante, che è quello dell'impuntamento, che dobbiamo evitare. Allora, come si verifica l'impuntamento? Ecco, se noi immaginiamo di considerare un pattino fatto in questo modo, che cosa succede? Che cosa può verificarsi? Si verifica quanto segue, cioè che la risultante potrebbe essere inclinata. Immaginiamo che questa sia la posizione della risultante, per capirci, rispetto agli schemi prima considerati. Se questo è il punto A, questa è la distanza x con 0, cioè di posizione della risultante che abbiamo determinato col teorema di Varignon. Se noi abbiamo quindi un pattino, per capirci, con un fulcro alto, quindi questa H è abbastanza alta, abbastanza grande, ed anche un coefficiente d'attrito molto elevato, insomma, morale della favola, io posso trovarmi in una situazione in cui questa R, adesso esagero naturalmente, che risulta inclinata rispetto alla normale di un angolo φ, cada sulla parte destra del fulcro O. Quindi, se noi immaginiamo qui di applicare, come fatto fino ad ora, una coppia frenante con il fine di generare un moto di accostamento e quindi chiamare in causa le forze di attrito che a loro volta determinano l'effetto frenante sul nastro, vedete che io qui ho praticamente due effetti di momento che sono concordi, perché questa sarebbe la D, ok? Che sono concordi. Quindi che vuol dire? Se io porto la coppia frenante a zero, questo frena lo stesso, frena da solo, ok? E non sono molto contento di questo, perché il freno lo voglio comandare dall'esterno con un certo attuatore, spiegando una certa forza o coppia frenante, ok? Se voi qui immaginate anche solo il peso proprio, perché naturalmente una qualche forza normale ci deve stare, va bene? Anche solo il peso proprio, se è progettato in maniera errata, nasce una R che da sola genera una coppia frenante, da sola, perché cade sulla destra piuttosto che sulla sinistra, ok? E quindi naturalmente frena da solo con l'effetto di appuntamento, perché se poi qui vado ad applicare la forza di azionamento, in questo caso la coppia frenante, ok? Questa si somma alla coppia determinata dalla R e quindi si impunta, perché quando poi porto la C con F a zero, quello rimane frenato, capito? Cioè non viene più meno la forza frenante come vorrei nel momento in cui cesso l'azione di comando. Facevo l'esempio della bicicletta, no? Se voi avete la leva del freno, volete frenare quando tirate la leva, non quando vuole il tacchetto da solo, insomma, no? Non saremmo molto contenti di questo. Bene, questo è il fenomeno dell'impuntamento, questo è il fenomeno della parzializzazione, che ci tenevo a dirvi per avere un'idea dei criteri di progettazione di questa tipologia di freno. Bene, andiamo subito avanti e andiamo a considerare un'altra tipologia di freno molto utilizzato nella pratica, che è io passerei al freno a cerchio, allora possiamo fare a cerchio. E anche qui possiamo fare una differenza tra accostamento rigido e accostamento libero. Qual è la differenza? Allora, in questo caso noi abbiamo un tamburo. Abbiamo un tamburo che ruota a una certa velocità omega, vogliamo frenare questo tamburo, ok? Per frenare questo tamburo
ipotizzo di utilizzare un freno a ceppi. Ecco, allora, per rimanere in una trattazione un po' più semplice, ipotizziamo che il ceppo sia abbastanza corto da poter accettare l'ipotesi di distribuzione uniforme delle pressioni al contatto. Se il ceppo fosse viceversa più largo, con un angolo di abbraccio più grande, dovremmo utilizzare nuovamente l'ipotesi del Rayet, ma il discorso è un bel po' più complicato. Va bene? Quindi nell'ipotesi di ceppo corto, corto, ripeto, vuol dire che qui ho un angolo di abbraccio, che sarebbe questo angolo qui che sto indicando, di contatto, che corrisponde ad un arco di contatto tra il ceppo e il tamburo, che è abbastanza piccolo. Quando è abbastanza piccolo è accettabile, ripeto, l'ipotesi di distribuzione uniforme delle pressioni. Come è fatto il ceppo? Il ceppo è fatto, per esempio, in questo modo. Questo sarebbe un freno a ceppi esterni. Ok. Perché? Perché il ceppo, in questo caso uno solo, ma ne potrei avere due contrapposti, va bene, agiscono sulla parte esterna del tamburo. Se facciamo l'esempio dei freni a ceppi, per esempio nei veicoli, sono a ceppi interni, ok? Perché? Per questioni di ingombro principalmente, ok? Per esempio negli apparecchi di sollevamento, dove non ho problemi di questo tipo, solitamente si utilizzano dei freni a ceppi esterni, così come sto rappresentando. Allora in questo caso ne riporto uno solo, quindi ho questa leva che fa fulcro in questo punto, o con uno, naturalmente il tamburo ruota intorno ad un asse fisso, ovviamente, che lo indico con O, e immagino che questo sia il raggio del tamburo. E qui ipotizzo di applicare una forza, che è la forza F di azionamento del freno. Quindi applico questa forza, che ha un certo braccio rispetto a questo fulcro, o con uno, che lo indico con A. Va bene? Mentre quest'altra distanza, che corrisponde alla posizione del centro di rotazione del tamburo, la indico con B. Va bene? E ancora questo punto che si trova sulla bisettrice dell'angolo di abbraccio, l'angolo di abbraccio, quindi chiamolo per esempio con alfa, questo angolo qui è alfa mezzi. Alfa mezzi, quindi ho considerato, come solitamente si fa in questi casi, questa come la bisettrice dell'angolo di abbraccio alfa, va bene? Che è sotteso dall'arco di contatto del ceppo con il tamburo. L'arco di contatto è questo, dove effettivamente nascono delle forze tangenziali il cui momento risultante rispetto al centro O di rotazione determina appunto un momento frenante. Quindi questa volta il legame che sto cercando è tra la F, che è la forza di azionamento del freno, e il momento frenante generato. Ok? Il legame, ancora una volta, deriva ovviamente dalla tipologia di freno e dalla geometria, oltre che dalle caratteristiche dinamiche. Va bene? Allora, nell'ipotesi, sottolineo ancora, di ceppo corto, quindi di alfa piccolo, ok? Alfa piccolo, come angolo di abbraccio, noi possiamo accettare, con buona approssimazione, di avere un diagramma delle pressioni uniforme. Bene? Diagramma delle pressioni uniformi al contatto vuol dire che, se immagino qui di andare ad estrapolare dal disegno la
l'arco di abbraccio, questo è l'arco di abbraccio, ok, estrapolato dallo schema generale, e questa è la bisettrice, quindi questi due prolungamenti andrebbero a finire nel centro O. Io sto considerando l'ipotesi secondo la quale io ho questo diagramma di pressione. Tutte forzette radiali che vanno verso il centro O. Ok? Però questo qui è costante come carico distribuito. Ok? Quindi sono radiali, ma qui se volete è una, anzi mettiamo una P che è costante. Ripeto, questa ipotesi vale per alfa piccolo. Nel momento in cui ho questo carico costante di forze radiali, radiali dirette verso il centro O, se io vado a considerare le componenti sulla bisettrice, sulla normale alla bisettrice, che cosa esce fuori? Esce fuori che le componenti sulla normale sono uguali a zero. E quindi l'asse centrale di questa sollecitazione è proprio la bisettrice. Giusto? Quindi, questo è sempre vero, in questi casi naturalmente. Faccio un esempio molto semplice: se io prendo una di queste sulla destra che corrisponde all'angolo beta, un angolo generico, e il diagramma delle pressioni, questo lo vado a decomporre in una componente secondo la bisettrice, che in questo schema è questa, e in una componente che è perpendicolare alla bisettrice, se io vado a prendere un meno beta dall'altra parte, quindi in una posizione simmetrica, che cosa ottengo? Questo è ancora beta, prendo un analogo punto, un analogo punto che cade da quest'altra parte, e qui avrei questo valore con questa componente e con quest'altra componente, giusto? Come vedete, queste due componenti sono uguali e contrarie, e questo è vero in un qualsiasi punto nel momento in cui ho ipotizzato una P costante. Va bene? Ma quali sono quelle che si sommano? Quelle che si sommano sono queste qua, cioè queste componenti qui che sono parallele alla bisettrice. Ci siete? Quindi quando ho un carico radiale costante, l'asse centrale coincide con la bisettrice stessa. Carico radiale costante e simmetrico naturalmente rispetto alla bisettrice. Quindi tutto questo sistema di pressioni e quindi di forze in considerazione della superficie equivale a questa risultante. Ci siete? Non ha componenti orizzontali, perché la sommatoria di tutte le componenti orizzontali è uguale a zero. Va bene? E quindi, se noi torniamo al caso nostro, l'ipotesi di alfa piccolo di carico uniforme, e mi semplifica notevolmente la vita, perché significa conoscere a priori la direzione della risultante. Giusto? Quindi questo mi consente di schematizzare subito le cose in questo modo, e qui vado a riportare subito una R. Se questo è 1, il tamburo è 2, questa leva è 3, questa sarà la R di 2 su 3 come componente normale. Ok? Per i motivi detti prima. Però noi sappiamo anche che ad un sistema di pressioni
o di forze radiali è associato per il tramite del coefficiente d'attrito un sistema di forze tangenziali al contatto che sono distribuite lungo il contatto, lungo l'arco rosso di contatto. Chi ce lo dice questo? Questo legame qui, no? Sempre lo stesso. Fm. Quindi ad ogni pressione per l'areola, quindi ad ogni forzetta infinitesima, è associata una forzetta infinitesima tangenziale per il tramite del coefficiente d'attrito dinamico, giusto? Quindi oltre a questo carico, che è il carico delle forze normali, c'è un carico delle forze tangenziali, sempre distribuito. Va bene? Ma anche in questo caso, per lo stesso motivo, questo sistema di forze lo possiamo andare a rappresentare con una forza tangenziale che come effetto sul tamburo è diretta in questo modo, quindi questa sarebbe la T32, che poi è uguale e contraria ad una T23, e quindi naturalmente dal punto di vista geometrico ipotizziamo di conoscere anche questa distanza che la indico con C, e poi sempre sul tamburo abbiamo anche questo altro effetto della reazione uguale e contraria, che sarebbe la R32. Va bene? Quindi alla fine possiamo andare ad imporre l'equilibrio alla rotazione del membro 3, ma l'equilibrio alla rotazione del membro 3 lo possiamo scrivere in questo modo, cioè come F per A più, la indico semplicemente col T, per C, meno R per B uguale a 0. L'equilibrio del membro 3 rispetto al polo O1. Va bene? Scusate, qui al posto della R possiamo anche mettere N, così facciamo riferimento alle componenti normali, perché così è. Anche qui possiamo considerare la N, e anche qui ci mettiamo la N, perché fino ad ora abbiamo indicato con N le componenti normali. Va bene? Ma sappiamo che T è uguale ad Fn, quindi in realtà queste due sono collegate tra loro, e poi per quanto riguarda il tamburo possiamo scrivere che il momento frenante sarà uguale a T per N. Va bene? Quindi dalla prima equazione posso tirare fuori la T, va bene? Che poi la sostituisco nella seconda e ottengo un legame tra il momento frenante e la F, che è quello che stavo cercando. Va bene? Tra il momento frenante e la F. Va bene? Ok. Questo per quanto riguarda il freno a ceppi ad accostamento rigido secondo questa ipotesi semplificativa. Andiamo a vedere che succede nel caso del freno a ceppi ad accostamento libero. Allora, abbiamo ancora il nostro tamburo che ruota intorno a questo punto fisso. Abbiamo la bisettrice del ceppo, che ipotizzo ancora essere orizzontale, e poi abbiamo il ceppo con un angolo d'abbraccio alfa. Qual è la differenza rispetto al caso precedente? Allora, questo è l'arco di contatto, è che su
sulla falsa riga di quanto accadeva per il freno a pattino ad accostamento libero, io ho nel modo di accostamento due gradi di libertà. Vedete, in questo caso il modo di accostamento è un modo rigido, puramente rotatorio intorno a questo punto fisso, va bene? Così come accadeva per il pattino ad accostamento rigido. E ancora qui io ho un modo di accostamento del ceppo, che è questo, che invece è caratterizzato da non un modo rigido definito, bensì dipende da più di un parametro, perché ha due gradi di libertà. Infatti qui ipotizzo di avere un'asta che è fatta in questo modo. Quindi questo è il membro 1, questo abbiamo detto lasciamo 2, e qui ho due corpi, quindi ho 3 e 4, a differenza del caso ad accostamento rigido. Vedete che c'è una cerniera interna che lega il ceppo all'asta di azionamento, cosa che non c'era prima perché era tutto un pezzo, va bene? Anche qui ipotizzo che la forza di azionamento del freno sia questa è la forza F, la velocità angolare del tamburo è questa, e naturalmente anche qui siamo interessati al momento frenante, quindi a trovare un modo di legare il momento frenante con la F. Va bene? Ecco, un modo per risolvere il problema è il seguente. Allora, se noi consideriamo il ceppo, l'accoppiamento ceppo-tamburo sulla falsa riga di un accoppiamento perno-cuscinetto, l'unica differenza è che il cuscinetto è parziale, no? Quindi non ho tutto l'accoppiamento, ma è limitato ad un arco di abbraccio, giusto? Questa è l'unica differenza. Però se io immagino di prolungare il ceppo in questo modo, io mi ritrovo proprio un accoppiamento asciutto, non lubrificato, tra il perno, che diventa il tamburo, con il cuscinetto, che diventa il ceppo. Giusto? Quindi possiamo vederlo in questo modo. Il fatto di vederlo in questo modo ci agevola, perché noi sappiamo come affrontare quel problema, l'abbiamo affrontato la volta scorsa, l'abbiamo affrontato per il tramite del cerchio di attrito. E allora possiamo introdurre anche qui il cerchio di attrito e venirne fuori. Ok? Perché? Perché io qui, tra i parametri noti, sicuramente ho anche il raggio del tamburo, ho il coefficiente d'attrito. Ma se io ho il coefficiente d'attrito conosco anche l'angolo φ. Se conosco l'angolo φ posso ricavare il raggio del cerchio di attrito, che vi ricordo essere ρ uguale ad r seno di φ. Questo l'abbiamo dimostrato, va bene? Dove φ deriva da f, che è uguale alla tangente di φ. Quindi io posso calcolare ρ dal raggio del tamburo e dall'angolo di attrito dinamico che deriva dal coefficiente d'attrito dinamico. Questi dati li ho a disposizione. Vado a disegnare quindi il cerchio di attrito come se stessi trattando, ripeto, un accoppiamento perno cuscinetto con attrito. E quindi andiamo qui a rappresentare questo cerchio di attrito, che per esempio è questo qui. Lo posso fare perché ho ricavato ρ, giusto? Ho ricavato ρ e quindi rappresento questo. A questo punto, se vado a puntare l'attenzione sul membro 3, che sarebbe il ceppo, succede qualcosa di simile al freno a pattino d'accostamento libero, perché il corpo 3 è a quante forze è soggetto? Una, che è esplicata in questa coppia rotativa, che ipotizziamo senza attrito, di attrito trascurabile rispetto a quest'altro contatto, e in più questo carico distribuito qui, va bene?
Vedete, in questo caso io ho volutamente rappresentato un arco di abbraccio che è ben più grande di questo, ok? Quindi diciamo che l'ipotesi precedente di distribuzione di forme qui viene meno e quindi naturalmente la reazione non passa più per questo punto come nel caso precedente. Quindi mi metto sotto questo aspetto in un caso più generale. Ma in ogni caso la reazione totale qui può essere rappresentata con una sola forza. Allora una di qua sul contatto esteso, una di là su questa coppia radoidale, sempre due forze sono uguali e contrarie, giusto? Sono in equilibrio ma sono uguali e contrarie. Allora questa retta che definisce la direzione di queste due forze autoequilibrate sicuro passa per questo punto, quindi questa informazione io ce l'ho. Ma io so anche un'altra cosa, so anche un'altra cosa, che se ora vado a guardare non il ceppo 3 ma vado a guardare il tamburo 2, quindi punto l'attenzione sul tamburo, ora il tamburo c'ha qui una coppia radoidale che ipotizzo senza attrito, ma io so che questo contatto lo sto vedendo come se fosse per cuscinetto, quindi per questo cerchio di attrito. Quindi la reazione come deve essere? Tangente al cerchio di attrito. E allora io so che passa qui, ma so anche che deve essere tangente al cerchio di attrito, quindi ho risolto il problema. Devo però sempre fare attenzione, perché ho due possibilità, perché da questo punto posso condurre due tangenti, una sopra e una sotto. Qual è quella giusta? Devo fare attenzione, ok? Devo fare attenzione. Devo fare attenzione perché? Allora, ragioniamo un po' insieme. Queste sono le due possibilità. Allora, questo momento frenante, attenzione, questo non è il momento equilibrante, questo è il momento che viene generato da questa forza al contatto, che si oppone alla omega naturalmente, quindi non deve equilibrare questo, deve essere concordio con questo, eh? Ok? Benissimo. E quindi è abbastanza immediato capire che questa R deve essere quella verso l'alto, ok? Perché solo in tal caso genera questo momento che si oppone alla omega che ho ipotizzato essere anti-orario. Va bene? Quindi qui ho questa reazione che è quella scambiata tra il ceppo e il tamburo, che moltiplicata per rho come braccio mi dà un momento che si oppone alla omega e quindi concorde al momento frenante. Ok? Se ora andiamo ad isolare il ceppo, sempre con la tecnica del corpo libero, io ho, come detto, questa direzione, quindi qui ho una forza che è uguale contraria al centro sul ceppo e qui deve essere equilibrata da questa, va bene? Questa la posso indicare con R e indichiamole tutte con R, scalarmente sono uguali, sappiamo poi che il verso cambia. Ok? Ma questo mi consente di andare ad imporre anche l'equilibrio dell'asta, perché mi trovo qui una R, che è questa, che è uguale e contraria a quest'altra. Va bene? E quindi è diretta in questo modo. Per l'equilibrio dell'asta intorno a questo punto fisso o con 1, immaginando che questa distanza sia ancora A come nel caso precedente,
devo poi prendere il braccio di quest'altra forza che lo indico con B, e quindi per l'equilibrio di quest'asta, cioè del membro 4 intorno al polo con 1, io ho che F per A deve essere uguale alla R per B. Ma la R per ρ sarà uguale al momento frenante. Ok? E quindi qui possiamo anche esplicitarla, quindi al posto di R ci metto il momento frenante diviso ρ, ma ρ è uguale a R sen φ per B. E vedete che in questa relazione ho F e il momento frenante, che era quello che stavo cercando, cioè il legame tra la forza di azionamento della F e il momento frenante prodotto. Qui compare il raggio del tamburo, l'angolo di attrito e la geometria tramite le distanze A e B. Va bene? Allora, al contatto, se vogliamo aggiungere un'ulteriore osservazione, naturalmente questa è la R che può essere decomposta in una componente normale, radiale, e in una componente tangenziale. Sufficiente congiungere questo punto con il centro, prendere naturalmente la normale e vado a prendere le componenti. Quindi le componenti sono queste, e questa è la T, e questa naturalmente rappresenta la N. Ok? Naturalmente, come ci aspettavamo, ρ è uguale a R sen φ, e quindi naturalmente questo è φ, giusto? Che è legato sia tramite le forze sia tramite la geometria, giusto? Cioè ho questo triangolo rettangolo dove questo cateto è uguale a R seno di φ, e questo φ naturalmente è l'angolo formato tra la risultante e la normale, quindi ovviamente tutto è congruente come deve essere. Bene, e abbiamo così concluso anche ciò che riguarda il freno, i freni a ceppi. Freni a ceppi possiamo ritenere conclusi. Bene, e allora andiamo a considerare ora la terza tipologia di freno, che è il freno a disco, che ormai è quasi universalmente adottato, insomma, nelle automobili, nelle motociclette e così via. L'approccio, come vedete, è sostanzialmente lo stesso. Quindi del freno a disco, io ho un disco naturalmente che schematizzo in questo modo. Immaginiamo che questo sia l'asse del disco. Qui in maniera molto schematica, questo è immaginate che qui ci sia un anello, insomma, che garantisce la
supporto, il senso assiale, e qui c'è il prolungamento dell'albero, il disco sta ruotando con velocità angolare omega rispetto a questo asse, e qui vado a rappresentare schematicamente la presenza della pastiglia che viene premuta sul disco al fine di generare un momento frenante. Va bene? Schematizziamo in questo modo. Ad accostamento rigido, quindi l'elemento frenante in questa vista, lo vedo in questo modo, in realtà rappresenta un settore circolare, no? Che sono le classiche pastiglie dei freni che conosciamo quando andiamo dal meccanico, va bene? Quindi qui c'è, solitamente c'è un pistoncino idraulico e quindi c'è un sistema di pressioni uniforme, okay, che dà una certa risultante. La risultante è la forza di azionamento del freno, quindi la forza di azionamento che poi è determinata da un circuito idraulico, va bene, va a spingere la pastiglia sul disco che sta ruotando, perché nel caso dei veicoli naturalmente questo è anche l'asse della ruota, ovviamente, ok? Bene, questa è una vista, però dobbiamo, per capire bene come stanno le cose, riportare anche l'altra vista, cioè di lato, o meglio, secondo la vista assiale. Quindi questo è il centro O del disco, e vediamo qui, questo è il disco, è lo stesso disco, in una vista diversa, ok? Bene, questa velocità omega qui la vedo così, e questo è il centro O. Questo che è l'elemento frenante, cioè la pastiglia del freno, che immaginiamo che agisca solo da un lato, sappiamo bene che nella realtà ha una pinza dove ho chiaramente delle forze contrapposte che sono autoequilibrate in senso assiale, no? Mi sembra abbastanza evidente, ma in questo caso io ho ipotizzato di avere questo supporto che mi va a contrastare questa spinta, no? Ok. Mentre nella realtà, ripeto, abbiamo naturalmente il doppio effetto, ma questo ci interessa poco in questo caso, perché come al solito io voglio andare a trovare un legame tra il momento frenante e la F, cioè quando io esercito una certa forza F, qual è il momento frenante effettivo che ottengo sulla ruota, sul disco, di conseguenza sulla ruota, essendo gli stessi solidali l'un l'altro, va bene? Che forma ha in questa vista? Non è questa la forma, ma è questa, come ben sapete. Cioè ha la forma di un settore circolare, giusto? Fatta così, no? Quindi nella realtà dei fatti io vado a prendere un oggetto così fatto sul disco che sta ruotando con velocità omega. Che cosa ottengo? Un momento frenante, perché io voglio generare un momento frenante che naturalmente si oppone alla velocità relativa. Qual è il legame? E questa è la risposta che vogliamo dare. Siccome qui abbiamo un accostamento rigido, perché il moto di accostamento in questo caso è puramente traslatorio, ok? Cioè questa pastiglia viene avvicinata con un moto puramente traslatorio, che è comunque un moto rigido, quindi noto, giusto? Non è a due gradi di libertà, come abbiamo visto nel caso dell'accostamento.
e di conseguenza genero un momento frenante MF. Allora, sulla falsa riga di quanto fatto prima, in particolare per il freno a pattino ad accostamento rigido, possiamo risolvere il problema utilizzando l'ipotesi del rail o l'ipotesi dell'usura, ancora una volta, va bene? E che cosa viene fuori? Allora, l'ipotesi del rail, cioè dell'usura, nel caso del freno a disco, e chiaramente l'ipotesi è sempre la stessa, cioè volume di materiale asportato, infinitesimo, sarebbe quindi delta dA, in un certo intervallo di tempo, risulta proporzionale al lavoro compiuto dalle forze di attrito nell'unità di tempo, comunque nello stesso intervallo di tempo, cioè alla potenza, come fatto prima. Quindi ragioniamo qual è la forza che lavora in questo caso, sono le forze di attrito. Ma la forza di attrito, se la spremiamo in termini di pressione, quindi sarebbe una FP che sarebbe la tau, cioè la tensione tangenziale. dA diventa la forza tangenziale, infinitesima, e quella è la forzetta. La forzetta quindi è FI dA, dove FP, ripeto, la possiamo vedere anche come tau, tensione tangenziale. Tutta questa è la dT, quindi sarebbe la forzetta, cioè i newton, perché se non moltiplico per dA ho una tensione piuttosto che una forza. Ma questa noi stiamo considerando la potenza, cioè il lavoro nell'unità di tempo. Quindi devo moltiplicare per una velocità. Qual è la velocità? La velocità relativa. Va bene? Ancora una volta, in maniera analoga a quanto accadeva per il pattino. Ma qual è la differenza qui? Attenzione, perché in questo caso io ho, diciamo, due differenze importanti. Una, che delta è costante, mentre non lo era nel caso del freno a pattino ad accostamento rigido. Quindi questa è costante. Costante perché in questo modo traslatorio di accostamento il delta lo posso vedere qui, no? Questo è delta. Quindi naturalmente è costante. E questo è un primo punto. Ma un'altra differenza importante è questa. Io ho la velocità relativa, ma la velocità relativa, essendo il disco in moto rotatorio intorno a questo punto, il campo vettoriale della velocità è circolare intorno a questo punto, non è costante mai come niente. Va bene? Cioè se prendo questo punto qui avrò una velocità, se prendo questo ne ha un'altra, quindi per tutti i punti di contatto della pastiglia con il disco ho velocità diverse. Ma tutte dipendono dalla stessa omega, quindi questa la posso esplicitare come omega r, dove omega è costante per tutti i punti, la r invece varia da punto a punto, intendendo come r diciamo la coordinata per esempio di questo punto qui. Questa è R, la generica R per un generico punto sull'area di contatto, ok? Allora incominciamo a definire un po' la geometria di questa pastiglia. Quindi questo angolo lo indico con teta 1 prendendo questo come 0, angolo orientato. Quest'altro angolo che magari porto fuori, sempre orientato, lo indico con teta 2, dove questa verticale è per esempio la bisettrice della differenza teta 2 meno teta 1. Ok? Inoltre, questo lo indico come raggio interno, ed è un'informazione geometrica, e quest'altro lo indico come raggio esterno, giusto? Questo per definire, diciamo, questo settore circolare del contatto tra pastiglia e disco.
ma noi a questo punto dall'ipotesi del Rey che cosa tiriamo fuori? Allora DA qui può essere eliminato, qui c'è legame di proporzionalità diretta, quindi omega è costante, F è costante, delta è costante, cosa ci rimane? Che P è funzione di R, tutto il resto è costante, tutte queste costanti le infiliamo dentro un'unica costante K, quindi che cosa viene fuori? Quale informazione importante? Che P è uguale a K diviso R, ok? Diviso R, questa è la funzione che va a caratterizzare il diagramma delle pressioni al contatto, che non è più lineare come nel caso del freno a parte, ok? Questa, come facile intuire, rappresenta una iperbole equilatera, quindi il diagramma, la forma di una iperbole equilatera. Per rendere questo discorso più evidente, cosa facciamo? Un po' come abbiamo fatto sempre sulla falsariga del freno a pattino, cioè vado a riportare un sistema di riferimento direttamente su questo schema, così come sto facendo. Questa è l'origine O, che è posizionato sull'asse del disco, questo naturalmente è R orientato, variabile, perché rappresenta il raggio, naturalmente sull'asse è uguale a zero e poi ho diversi valori del raggio, giusto? E riporto anche l'asse delle ordinate, attenzione, così, ma l'asse delle ordinate in questo caso va a rappresentare la P, quindi posso fare facilmente, disegnare facilmente in modo qualitativo il diagramma delle pressioni al contatto. Qual è la funzione? Questa. In questo sistema di riferimento, quindi, come si presenta il diagramma? Abbiamo detto iperbole equilatera, per R uguale a 0 P va all'infinito, per R che va all'infinito P va a 0, quindi iperbole equilatera vuol dire che gli assi sono gli asintoti della curva, giusto? Quindi questo è quello che accade. E questa naturalmente vale anche sotto e vale per una facendo notare l'asse, quindi praticamente il diagramma è tridimensionale, no? Ricorda un po' alla lontana la forma, se volete, di un sombrero, no? Alla lontana, non è la stessa cosa, ma per farvi capire che è un grafico tridimensionale, va bene? Dove qui ne vediamo soltanto una sezione, ok? Quindi qua tende a zero e qui naturalmente tende all'infinito. Ma qual è la porzione che ci interessa? Quella dove effettivamente si verifica il contatto, giusto? E quindi qui lo vado a rappresentare per tenerlo a mente e capiamo ulteriormente che il diagramma è non lineare. Questo è il diagramma delle pressioni al contatto che ci interessa su questa vista, vedete che è non lineare. Se poi immaginate questo dividendo in tre dimensioni, ho questa porzione di questa superficie che rappresenta il grafico della funzione, se volete, come se fosse una funzione di due variabili, perché oltre alla R varia beta, va bene? Ok, allora capito questo, procediamo esattamente sulla falsariga di quanto fatto per il freno a parte. Per poter trovare quindi il legame tra questa F e il momento frenante generato, che cosa faccio? Allora, posso scrivere questa relazione. F è uguale alla risultante di questo carico distribuito, va bene? Ma come la calcolo questa risultante? A livello infinitesimo, sempre con gli integrali, naturalmente. Quindi la F sarà uguale ad una sommatoria infinitesima, cioè un integrale
che deve essere esteso a tutta l'area di contatto, che però è un'area, un settore circolare. Sapete bene dall'analisi che in questi casi mi conviene procedere in coordinate polari piuttosto che in coordinate cartesiane, altrimenti si complica l'integrale, ed è quello che facciamo anche noi. Quindi, se noi qui andiamo a prendere un elementino infinitesimo dA, elementino infinitesimo dA, come lo possiamo caratterizzare questo dA, già sapendo che ci conviene ragionare in coordinate polari piuttosto che cartesiane? Lo faccio in grande qui, così si vede meglio. Abbiamo un piccolo settore circolare, che è tutto questo. Questo è dA. Va bene? Ma questo è il centro O. Quindi questo per me è il raggio variabile, quindi generico R. Qui immagino di avere un incremento infinitesimo dR, perché la mia variabile è R, una delle due, l'altra, come potete immaginare, è l'angolo teta, perché questo R generico io lo vado a prendere in corrispondenza di un angolo orientato generico, no? Teta 1 e teta 2 rappresentano gli estremi, qui sono due numeri, mentre teta è la variabile. In coordinate polari ho R e teta. Va bene? Naturalmente questo angolo qui è l'angolo infinitesimo di teta, e quindi l'area dA come la posso esprimere? È molto semplice, perché l'area dA, alla luce di queste considerazioni, può essere espressa come un R di teta, che se volete è questo anchetto qui a vigore, no? Però questo possiamo moltiplicarlo direttamente per dr, quindi siccome questo elementino è infinitesimo, lo possiamo considerare come se fosse un rettangolino, va bene? Quindi r di teta dr, dove compaiono le due variabili. Detto questo, possiamo ritornare a questa equazione integrale, e naturalmente un integrale doppio. Doppio perché ho dA, cioè io devo fare la AF, che sarà uguale a una BDA estesa a tutta l'area di contatto, che sarebbe questo settore qui. Però se volete, questo integrale doppio, siccome è molto semplice, lo possiamo già decomporre in due integrali semplici, va bene? Quindi che cosa ottengo? Integrale tra teta 1 e teta 2 in dθ, e quindi questa variabile la posso già mettere da parte, e poi riportare qui l'altro integrale, che va da il raggio interno e il raggio esterno, di che cosa? Sarebbe, per quanto riguarda dA, qui rimane R dR, giusto? Per quanto riguarda dA, ma qui naturalmente ho la P, perché sto facendo l'integrale di P dA, ma la P a quanto è uguale? K su R, quindi qui ci metto K su R. RR si semplifica e l'integrale è banalissimo, perché viene fuori K che moltiplica teta 2 meno teta 1 per raggio esterno meno raggio interno. E questa è una prima equazione integrale che io posso scrivere. Ok? Ma siccome a me interessa MF, questo MF lo posso rappresentare ancora una volta in forma integrale. Come? Facendo il momento di tutte queste forzette rispetto allo stesso polo O. Ok? Sempre secondo Parignoli. Va bene? Quindi questo momento totale lo posso esprimere, in realtà questo sarebbe il momento risultante a livello infinitesimo. Comunque l'equazione che posso scrivere è la seguente. Quindi il momento frenante sarà uguale, in realtà dovrei scrivere l'integrale esteso a tutta l'area di contatto di che cosa? Della forzetta infinitesima tangenziale, per
che sto considerando il momento, va bene? Mentre qui ho preso quella normale, qua mi interessa quella tangenziale, ok? E questa forzetta tangenziale sarà questa, che è la dt. Ma questa dt, questa dt sarà uguale a una f di n, ma la di n è uguale a più di a, giusto? Ma questa la posso scrivere anche come f, la p e k su r, di a è uguale a r di r, giusto? No, scusatemi, però qui ho fatto... È così. Questa è la dt. La dt è f di n, f di a, k su r, questo sarebbe il da. Ok. E allora, ritornando alla scrittura, questa, in realtà qui per completare questa potrei scrivere dt, sto parlando di momento, quindi devo fare la dt per r, dt per r in dA, quindi estesa comunque a dA, ma devo fare il momento della forza tangenziale. Vabbè, questo lo posso esplicitare subito come integrale doppio e viene fuori questo. Allora, integrale tra θ1 e θ2 in dθ, integrale tra raggio interno e raggio esterno di f k su r, c'è un r ma ce n'è un'altra che è il braccio della forza, quindi qua ho r quadro in r. Ok, questo e questo si semplifica, va bene? Perché questo è l'r associato al dA, però ci manca il braccio della forza perché sto considerando il momento, quindi devo moltiplicare ancora per r. Va bene, quindi qui viene fuori, allora viene fuori k teta 2 meno teta 1 per f raggio esterno al quadrato meno raggio interno al quadrato diviso 2 facendo l'integrale e considerando gli estremi di integrazione. Allora, se vado a guardare insieme la relazione 1 e la relazione 2, vedo che ci sono delle parti in comune. Queste parti in comune sono più evidenti se vado a sviluppare questa differenza di due quadrati, cosa che faccio immediatamente. Quindi qui avrò f k teta 2 meno teta 1 raggio esterno meno raggio interno per raggio esterno più raggio interno diviso 2, somma per differenza, no? È la differenza di due quadrati, giusto? E allora, come stavo dicendo, io ho k teta 2 meno teta 1 raggio esterno meno raggio interno, che vuol dire tutta questa parte qui è uguale a cosa? Ad f. E allora ho ottenuto la relazione che cercavo. La relazione che cercavo è la seguente, che andiamo anche ad incorniciare perché è molto importante. Momento frenante è uguale ad f raggio esterno più raggio interno diviso 2. Allora, commentiamo un po' questo risultato. Il momento frenante, come vedete, dipende dal coefficiente di attrito. Vabbè, questo ce l'aspettiamo, no? Se le pastiglie sono deteriorate, naturalmente questo perde
perdono, magari per riscaldamento, no? Per riscaldamento perdono le caratteristiche e naturalmente il coefficiente di attrito si abbassa e quindi frena di meno. È evidente. F, anche questo è evidente, no? Perché dipende dalla forza con cui premo. Se parliamo dell'autoveicolo, dipende se premo di più il pedale, naturalmente genero una F più grande. E quindi un momento frenante più grande, frena di più, se schiaccio di più, frena di più, giusto? E quindi anche questo ce l'aspettavamo. Qui c'è invece un'informazione che è legata invece alle caratteristiche di progetto del freno, no? Perché questo noi non possiamo giocare, no? Noi possiamo influire come utilizzatori sulla F, schiacciando di più o di meno, e magari facendo attenzione a non far surriscaldare i freni, per esempio in discesa, andando poi a variare il coefficiente d'attrito. Ma certo non possiamo cambiare questo, questo lo possiamo cambiare soltanto in fase di progettazione. Ma questo che rappresenta? Usiamo una chiave di lettura più intuitiva. Questo rappresenta il raggio medio, no? Perché è la semisomma del raggio esterno e del raggio interno, quindi il raggio medio. Va bene? E che cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo, e ritorno allo schema iniziale, che non ci conviene molto usare un raggio medio piccolo, no? Perché un raggio medio piccolo significa spostare la pastiglia e quindi di conseguenza il contatto vicino all'asse. E chiaramente freno di meno. Siete? Freno di meno perché sto più vicino all'asse e quindi diminuisce anche il braccio delle forzette di contatto e quindi il momento frenante, va bene? Cioè per ottenere lo stesso risultato deve applicare una F più grande, perché guardate qui addirittura va all'infinito, certo sull'asse, se io andassi a premere direttamente sull'asse teoricamente è infinito, ma non freno niente, no? Perché c'ho braccio lungo, quindi che freno? Momento zero, va bene? Quindi conviene avere un raggio medio abbastanza grande, ok? Quindi i dischi che hanno un raggio medio più grande frenano meglio, fermo restando che devo fare i conti naturalmente con altre cose, primo fra tutti gli ingombri, no? Nel caso degli autoveicoli sicuramente sono fortemente limitato anche dagli ingombri. Fermo restando che questo discorso non deve comunque essere portato all'esagerazione, perché come vedete, siccome questa curva diventa asintotica con l'asse delle ascisse, immaginiamo che sia, va bene? E diciamo questo vantaggio va a diminuire, perché diciamo che all'infinito in sostanza queste due diventano teoricamente parallele, no? Tant'è vero che l'asintoto viene anche in qualche modo definito come la tangente in un punto improprio, cioè la tangente all'infinito, quindi diventano quasi parallele, quindi diventano uniformi. Quindi se io vado a incrementare in maniera esagerata il raggio medio non ci guadagno più granché. Ci guadagno invece nel passare da qui a qui, perché vedete è legata alla derivata in sostanza, no? Alla derivata di questa funzione che poi tende a zero quando io mi sposto all'infinito. Quindi vedete che da queste semplici considerazioni tiriamo fuori anche delle considerazioni di progetto e quindi insomma entriamo sempre più in quella che è la meccanica applicata alle macchine. Va bene?